Bentornati all'appuntamento settimanale di TSM News. Apriamo con la politica. Ancora cambi di maglia per i politici locali. Dopo il passaggio dei consiglieri ex UDC alla nuova Democrazia Cristiana di Rotondi, anche tre consiglieri facenti parte fino a ieri della Margherita, ovvero Iachini, Fiorelli e Gaspardi, sono passati all'Udeur di Mastella. Il passaggio, a detta di esponenti comunali, è dovuto alla scarsa considerazione dei vertici intercomunali al lavoro svolto sul territorio. Simili dunque le motivazioni che avevano indotto anche Trebbiani, Maggi e Morongio ad abbandonare l'UDC per la nuova DC. Si ingrossano dunque le file dell'Udeur a Santa Marinella e soddisfazione giunge dalle parole del segretario comunale Ottavio Rosi. Siamo contenti, afferma la Rosi, che i tre consiglieri abbiano deciso di aderire al nostro progetto politico. Il fatto che la nostra città, l'Udeur, sia però critico nei confronti della giunta di Dei non significa che i tre consiglieri debbano schierarsi con l'opposizione. Siamo rispettosi della dignità umana, aggiunge la Rosi, che per noi cristiani rappresenta un valore assoluto. Stiamo andando avanti con la piscina comunale, le opere alla Terenzeta, i due cavalcavia Val d'Andrini e Carabinieri e lo stesso centro cittadino con la nuova sede comunale. I lavori del lungomare di Santa Severa finiranno entro maggio, la spiaggia del Castello dei Scalchi verrà resa più facilmente accessibile. Nel settore sociale stiamo rafforzando gli interventi del Comune e le iniziative di cultura e la promozione non mancano davvero. L'ultima, lo SLAM, è una buona opportunità di riqualificazione della iniziativa turistica. A questo elenco il sindaco Pietro Tidei affida la risposta a PRC, SD e Verdi, che nei giorni scorsi avevano criticato l'operato amministrativo. Sono i due consiglieri, PRC e SD, che hanno scelto invece di lasciare la giunta, commenta Tidei, ma tutti sanno benissimo che lo hanno fatto per motivi personali e non di programma. Peccato che invece ci sia bisogno di amministratori disposti a rimboccarsi le maniche. Lo stesso primo cittadino ha incontrato, nei giorni scorsi, i dipendenti della struttura ex Aniverdi di Santa Severa, di nuovo scesi in strada per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi e per le forme precarie di lavoro. Il sindaco Tidei ha rassicurato i lavoratori garantendo il massimo impegno e ha provveduto a scrivere all'assessore regionale Battaglia e al direttore della ASL Biagini. Sono seriamente preoccupato dell'attuale situazione e profondamente insoddisfatto del trattamento che i miei concittadini, ospiti di Aniverdi, ultimamente ricevono. Propongo un immediato incontro regione ASL Comune. Sono ormai dell'avviso che si debba andare rapidamente ad un superamento di tale stato di cose. In caso di ulteriori ritardi nella vostra risposta, scrive il sindaco nella lettera, la mia amministrazione e io personalmente ci vedremo costretti ad una serie di iniziative. Tanto per cominciare, ci uniremo a sitting di protesta. Ora una notizia di cultura. Importante presenza del comune di Santa Marinella alla Fiera Europea dell'Artigianato, Cultura e Tradizioni Cittadine che si sta svolgendo all'interno del prestigioso Castel Sant'Angelo in Roma, che si svolge dal 21 aprile al 3 maggio per tutti i giorni tranne lunedì. Questa presenza voluta dall'amministrazione comunale e in particolare dalla delegata alla cultura, la professoressa Giovanna Caratelli, il sindaco ed il vice sindaco per promuovere sempre di più la nostra città balneare e le sue innumerevoli risorse. Potrete vedere il servizio intero all'interno del nostro sito scaricandolo. E in più abbiamo realizzato un reportage fotografico effettuato dal nostro fotografo Carlo Scella. Va ora in onda il servizio fatto in collaborazione con il Comune e noi di TSM. Ma l'iniziativa è partita dall'assessorato alla cultura e chiaramente ha riscontrato subito l'entusiasmo sia del sindaco che del vice sindaco e che si sono adoperati appunto per poter avere anche i finanziamenti necessari per poter essere presenti qua. E naturalmente l'ufficio cultura ha collaborato in maniera e poi tutti gli espositori che hanno generosamente prestato le loro opere e le loro cose per poter pubblicizzare la nostra città. Dale, informazione settimanale termina qui, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie, arrivederci. Arrivederci.